Tra le novità del Salone Fanesi, inaugurato ieri, c'è anche Mosè, un catamarano in miniatura utile per ispezionare acque poco profonde e verificarne l'accessibilità. È un catamarano che, strumentato adeguatamente, può fare una caratterizzazione batimorfologica del fondale, sia portuale che dighe, paludi o in quella fascia indeterminata che è il bassissimo fondale, quindi dai 3 ai 5 metri, che solitamente per le pianificazioni di difesa costiera non ci sono strumenti né barche che riescono a soddisfare questa esigenza ingegneristica. Si chiama Mosè ed è un catamarano? Sì, Mosè è un catamarano radiocomandato ed è utilizzato per eseguire delle salve in posti remoti in cui, che non sono accessibili con una normale barca, ad esempio nei laghi o nei porti o anche nelle dighe. È possibile trasportare sul catamarano tutta la strumentazione che viene utilizzata anche in barche più grandi, come ad esempio sidescan sonar o eco sounder o multibeam, e quindi è possibile eseguire tutte le tipologie di rilievi. E il veicolo è anche trasportabile con una normale auto, per cui può essere facilmente portato in qualsiasi postazione. Ecco, la caratteristica principale, anche per chi non se ne intende, è la dimensione molto ridotta. La novità è nel fatto che è radiocomandato e quindi non è necessario far salire una persona a bordo, e quindi in particolari situazioni, anche in situazioni di acque contaminate, non ci sono pericoli per l'operatore. Ed inoltre riesce ad accedere in tutte le zone in cui non potrebbe accedere una normale barca.